Sono Vito Gambina, titolare dell'A Piccoli Frutti, che si occupa di produzione e oggi anche di commercializzazione dei prodotti, dei piccoli frutti in particolare. Oggi la Piccoli Frutti ha un'estensione di quasi 10 ettari, quasi adibita tutta a piccoli frutti, qua tra lamponi, che è il 60% della produzione, more e mirtilli. La Piccoli Frutti nasce nel 2020 con la presentazione di un'intesa tra me e il gruppo Spreafico al Berlino Fruit, alla fiera logistica, dove da questo incontro è nato il primo ettaro di produzione. Queste piante non sono piante che vanno da caldo e quindi in queste condizioni estreme necessitano che dobbiamo abbattere le temperature, mantenendo giustamente tutti gli equilibri di gestione microclimatiche tra temperatura e condizione di umidità relativa nell'ambiente. E da lì abbiamo provato l'anno scorso il primo mezzo ettaro con la rete Arrigoni Robusta, dove siamo riusciti ad abbattere la temperatura di 8 a 10 gradi, che consente appunto una crescita buona delle piante, ma soprattutto che il frutto venga raccolto in condizione di 8-10 gradi appunto di differenza, per aumentare lo shelf life di post raccolta e per arrivare appunto più fresco possibile sulle nostre tavole. Allora, queste strutture prima erano adibite con il film di plastico, riuscivamo a produrre fino ad aprile. Poi da aprile fino a settembre, per le condizioni appunto estreme di caldo, con il film plastico non siamo riusciti più a produrre, o meglio avere un prodotto competitivo che possa essere commercializzato, perché avevamo bisogno di abbattere appunto le temperature. Noi abbiamo trovato appunto la soluzione per l'abbattimento appunto della temperatura e conservando anche le condizioni microclimatiche con lo schermo appunto termoriflettente Arrigoni. Con l'assistenza Arrigoni ci troviamo abbastanza bene, abbiamo tante prove in campo per vedere appunto le soluzioni ottimali per la regione Sicilia, per le condizioni appunto di produzione che abbiamo.